Il fiorone Domenico Tauro sogna in grande e di tentare la volata verso la certificazione IGP, a tenere a battesimo il prodotto la neonata associazione Promingo Tauro, formata da 5 membri, il GAL Nuovo Fiordolivi, un operatore commerciale di Barletta, la cooperativa Progresso di Terlizzi e due aziende, una di promozione, l'altra florovivaistica. L'obiettivo è quello di trasformare presto il gruppo in un consorzio e attuare le procedure verso il riconoscimento IGP, affiancati anche da esperti, docenti universitari, amministrazioni comunali e soprattutto i produttori, che dovranno vedere riconosciuta la loro filiera produttiva. È un prodotto che da anni noi promuoviamo sul territorio, che cerchiamo di valorizzare al massimo anche nelle colture, dando degli incentivi a chi ha piantato in questi anni e a chi pianterà nei prossimi anni questa tipicità di fiorone, perché ha una particolarità superiore un po' agli altri tipi di fiorone e di fichi. Il particolare fiorone Mingo Tauro, dalla buccia più dura, saporito, può essere anche trasportato per giorni, senza la necessità di celle frigorifere. Ora toccherà renderlo noto anche fuori dai confini terlizzesi e pugliesi, ma dal GAL hanno già le idee chiare. Il riconoscimento sicuramente sarà commerciale, perché noi attraverso delle promozioni che abbiamo fatto in passato nel porto piuttosto che nell'aeroporto, piuttosto che nei centri pugliesi nel mondo, il prezzo è potuto schizzare di un valore anche raddoppiato talvolta. Bisogna creare commercialmente la richiesta del prodotto. Dopo un nostro intervento a Milano, da Milano chiamavano Terlizzi per avere il prodotto. Quindi il nostro ruolo del GAL soprattutto è quello di promuovere i prodotti tipici locali, e questo cerchiamo di farlo. Stiamo già commercializzando il nostro prodotto con il marchio dell'associazione nelle esse lunghe a livello nazionale. L'attività di promozione, che passerà dunque anche attraverso il riconoscimento commerciale e i convegni, come quello organizzato nella serata di venerdì all'interno del chiostro delle Clarisse di Terlizzi. Un momento di riflessione, ma anche di degustazioni enogastronomiche per la valorizzazione del prodotto e del territorio. Ringraziandovi per la grande attività di promozione e valorizzazione di uno dei nostri prodotti tipici, della nostra biodiversità e soprattutto del grande lavoro che va fatto per rimettere in pista e soprattutto in vetrina tutta la nostra biodiversità. Attraverso la collaborazione dell'amministrazione comunale faremo di tutto per raggiungere il riconoscimento del marchio IGP per il Mingo Tauro, che peraltro ispira a tanti altri progetti che fanno della città di Terlizzi la culla delle eccellenze locali.